Il teatro non si ferma mai, non si ferma nemmeno nei mesi fra estate e autunno, ma non si fermò nemmeno durante la Seconda Guerra Mondiale, quando insomma c'erano tutte le condizioni perché si fermasse la vita culturale. Invece proseguì con le opere, con gli spettacoli, con i concerti e anche con i registi debuttanti, perché nel gennaio del 1943, alla Casa Littoria, che oggi ospita la Questura di Novara, trovò il debutto assoluto Giorgio Strehler, all'epoca 22enne, autore di tre atti unici, della regia di tre atti unici di Pirandello, che erano L'uomo col fiore in bocca, All'uscita e Sogno, ma forse no. E questa fu la prima apparizione, la prima firma registica del futuro fondatore del Teatro Piccolo di Milano.